venuto al Cannes Film Festival e direttamente da Brescia a Mario Bonetti e Paolo Almeoni. Tu sei il direttore del film, un lungometraggio, il primo di cui parliamo oggi, che si intitola Ecce Homo, mentre tu Paolo sei un po' il tuttofare di questo lungo, esatto. Così mi hanno detto. Lo schiavo. Esatto. Lo schiavo. Ecco, vorrei chiedervi un po' le vostre impressioni su questo festival. Noi siamo già alla seconda partecipazione. L'anno scorso siamo stati piacevolmente stupiti, a parte dall'accoglienza, dal paese, dalla città che è bellissima, dall'organizzazione che è sempre impeccabile, e poi siamo anche contenti comunque di poter partecipare portando una storia che racconta di un fatto grande così e che magari non a tutti può interessare, invece il Cannes Film Festival è stato molto gentile ad ospitarci e poter portare quindi anche al di fuori dei nostri confini una storia. Ecco, quindi parlaci un po' di questo progetto. Beh, allora, il tutto nasce dalla volontà di raccontare un avvenimento avvenuto nel metà del Cinquecento ad Orzinuovi, che è la città da cui veniamo, un piccolo paesino in provincia di Brescia. Appunto è un fatto che sembra abbastanza banale, ma che in realtà per la nostra terra ebbe un risalto molto importante. Si tratta del passaggio di una reliquia, senza spoilerare, piuttosto famosa, se non la più famosa della storia della cristianità, che insieme al suo proprietario, il duca di Savoia, passa per una notte ad Orzinuovi e lì viene mostrata alla popolazione, diciamo, e questo fatto viene riportato da un cronista locale e da quel momento sostanzialmente diviene poi un fatto che verrà tramandato negli anni tramite una sacra rappresentazione che viene scritta da un frate che assiste a quell'avvenimento e che tutt'oggi si ricorda ad anni e anni di distanza. Ecco, tu non sei l'unico direttore di questo film, perché con te c'è anche Giovanni Zanotti e lo scrittore Francesco Umberti. Come mai è nata la voglia di raccontare questa storia? Perché nasce dal paese dove siete, quindi c'è questo fatto, l'avete voluto raccontare, certo. O c'è stato qualcos'altro che vi ha ispirato? Allora, il motivo principale parte dal fatto che appunto, come ti dicevo, ogni 5 anni viene organizzata una rievocazione storica che racconta questo fatto. Nel 2020 questa cosa non si poteva fare a causa della pandemia, quindi abbiamo tentato di creare un qualcosa di alternativo che si potesse fare, detto realizziamo un film in modo tale che si possa poi proiettare o eventualmente pubblicare su qualche canale streaming per farlo vedere alla popolazione e tenere vivo il ricordo. Dopo è uscito, secondo me, abbastanza bene, quindi poi l'abbiamo anche iscritto ai vari festival e speriamo che sia anche una cosa che per la comunità poi verrà tramandata nel corso degli anni, insomma. Quindi una voglia di raccontare, molto, esatto. Carina questa cosa. Paolo è stato bravo in tutto questo progetto? Paolo è sempre impeccabile, perché quando lo chiami lui è sempre super partecipe e molto professionale. Ci vuole sempre l'amico disponibile, ci vuole. Sa, Poi è l'unico, in realtà io non faccio questi mestieri, io è un professionista del settore perché è scenografo. Studiato e scenografia, sì, a Brescia. Ah, hai capito. Esatto. Bene, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati al Cannes Film Festival. Grazie e spero mille. A questo punto di avervi anche il prossimo anno con un nuovo progetto. È già pronto, quindi se ci vorrete noi ci molto siamo. Bene, quindi, ma possiamo spoilerare qualcosa? O... è sempre in costume, sempre storico. E sempre del vostro paese? No, è ambientato 2000 anni fa in una cittadina chiamata Gerusalemme. Oh, hai capito, abbiamo un super spoiler al Cannes Film Festival. Okay. Grazie ragazzi, grazie e a buona voi. Giornata. Grazie mille a voi.